Salve a tutti ragazzi e benvenuti da Silvio in questo nuovo video di Shadow Tomb Raider. Bene, siamo finalmente di qua, siamo passati ed è stata veramente dura. Ah, ma non è ancora finita, è ancora lunga, accidenti. Ok, abbiamo aperto quest'altro serpente che ci ha dato il gas per poterlo poi portare ancora più in alto. E intanto prendiamo ancora qualcosa. Qui giace l'uomo scomparso della Porvenir, ucciso per legittima difesa da Mariana Ortis. Non troverete un corpo, ma solo questa nota. Quando l'ho scoperto, mi ha aggredita e così l'ho colpito alla testa. A ucciderlo non sono stata io, ma la sua avidità. Mi dispiace per la sua famiglia, che non saprà mai cosa gli è capitato. Se questa nota verrà ritrovata prima della mia morte, sapete dove cercarmi. Perfetto, ok, quindi... Abby, ho trovato una nota. È stata scritta: la piattaforma deve tornare, confessa di aver ucciso un uomo per proteggere se stessa e il villaggio. Lo chiama l'uomo scomparso della Porvenir. Per caso ti dice qualcosa? Mi ricordo che quando ero piccola era scomparso un uomo. Lo hanno cercato a lungo, però non l'hanno mai trovato. Poco tempo dopo, l'ultimo pozzo si è prosciugato e la Porvenir se n'è andata. La nonna... ha ucciso quel tizio. Mia nonna. Non credo che avesse scelta. Scusate, stavo pensando. Allora, dobbiamo andare qui di sotto. Per vedere se c'è ancora qualcosa, perché non mi ricordo più. Non c'è niente. Ok, allora dobbiamo semplicemente... Dobbiamo buttarci giù. Di qua. Ok, ritornare qua. Oddio, mi sono spaccato le cosce. Poi dobbiamo buttare giù il contrappeso. Questo contrappeso solleva il petalo di fuori. Ok, scusate. Stesso discorso. Di qua. Vai così. Sempre di qua così. Eccoci qua. Poi non è finita. Dobbiamo fare... Corri. Dove cazzo è quello che ho appena aperto? Maledizione, non c'è. Ho fatto una cacata. Ero convinto di averlo. L'abbiamo fatto insieme. L'abbiamo fatto. Allora, intanto costruiamo qui altre frecce. Era così. Perfetto. Poi così. Così. Poi devo correre qui a sinistra. E qui a sinistra. Questo qui. Ah, è qui. Ok, scusate, non lo vedevo. C'è un caso, eh. Era qui. Ok, ce l'abbiamo fatta. Dovrebbe fermarsi adesso. Benissimo. Oh, Dio, si l'ho dato. Scusate. Adesso bisogna tirare giù il primo. Perfetto. Il secondo. Perfetto. Dal via di qua. Correre tantissimo. E correre di qua. Ok, olè. Sembra la strada giusta. Mamma mia, che fatica ragazzi. Che fatica. Eccoci qua. Adesso io questo lo faccio, che non mi ricordo già più se devo farlo o meno. Intanto questo non gli fa certo male. Poi vediamo se c'è altra roba. Evidentemente sì. Perfetto. Facciamo le altre frecce, va? Perfetto. Vediamo se c'è altra roba. Wow, che bel panorama però, eh? Ok, adesso ho visto il video, perché ragazzi non ce la faccio senza. Facciamo così. E poi così. E poi così. E vai. Oh, sono contento, dai. Ce l'ho fatta. Mamma mia. Forse riesco ad attraversare. Sì, sì, ce la fai attraversare. Rilassata. Mia cara Abigail, è tempo che tu conosca la verità sul tuo passato e le tue responsabilità per il futuro. Sei una guardiana, Abigail, proprio come me. E come mia madre prima di me, e mia nonna prima di lei, e così via, fin dall'epoca della regina Abarrane, la madre dei popoli. Secoli fa, fu lei a condurre in salvo la mia gente in questa valle, salvandola dalla grande siccità che colpì il Guatemala. Sul suo letto di morte scelse una guardiana tra le sue discendenti
e lo stesso hanno fatto le altre guardiane dopo di lei. Quando è stato il mio momento, ho ricevuto anch'io questo dono. Ora, mentre mi preparo a morire, affido a te, mia cara Abigail, il compito di diventare la nuova guardiana. Sai già cosa fare. Lo hai fatto per tutta la vita. Ora sei tu la madre dei popoli. Sii la custode della nostra storia. Benissimo, adesso... Abby, ho qui il diario di tua nonna. L'ha scritto per te. Forse riesco ad attraversare. Non puoi lasciarmi così in sospeso. Avanti, che cosa c'è scritto? La versione breve. Sei una discendente della regina Maya Abarrane, da parte di tua nonna. Sei l'ultima di una lunga stirpe di guardiani che... Cosa? La regina Abarrane? La nonna discendeva da una regina Maya? Aspetta, io discendo da una regina Maya? Sì. Sei una guardiana, stando alle parole di tua nonna. È tutto qui. Che cosa significa? Non sono neppure Maya, io... È stata una giornata pesante. Pilar avrà molte cose da spiegarci. Okay, forse riesco ad attraversare. Ok, facciamo anche questo. C'è cioè, sto DLC molto frenetico, diciamo. Se sapevo che mi sarei imbattuto nel DLC, non l'avrei fatto subito. Però dai, non è che mi dispiace, insomma. Siamo qui, facciamolo. Qui c'è qualcosa. Vediamo cosa si dice. Abby raffigura un lungo viaggio a sud, dal Messico al Perù. Migliaia di persone in fuga dalla siccità che seguono la loro regina. Ho trovato un affresco che raffigura un lungo viaggio. Una regina Maya alla testa di migliaia di persone dal Messico al Perù. Perché li ha condotti qui? Ci sono svariate teorie sulla fine dei Maya. Le più accreditate ipotizzano un'invasione, una guerra civile, l'interruzione di rotte commerciali. Ma la tesi più probabile è che la civiltà Maya sia stata spazzata via da un lungo periodo di anomalie climatiche. Credo volesse salvare il suo popolo da una siccità che durava da decenni. Quindi, dove sono andati? In Perù. È l'unico posto. Vabbè. Ok, dopo dobbiamo semplicemente metterci qua e sparare. Allora, quante frecce ho? Ok, facciamo sparare con la freccia infuocata qui e poi sparare con la freccia infuocata qui, sperando che sia aperta la bocca. Vediamo. Perfetto, vai. Ottimo, data alla grande. Andiamo un po' se si ferma. Si è fermolato Mosè. Ok, adesso dobbiamo andare a far così. Benissimo. Poi dobbiamo andare a cercare un altro ancora che spara veleno. Eccolo qui. Così. Però non ho fatto un cazzo, scusate, ho sbagliato. No, ho sbagliato perché evidentemente sono un pirla. Ma quello si sapeva, è che una novità, insomma. Eccoci qua, scusate, non è che è una novità, dice uno in pirla, sapete. Eccoci qua. Adesso dobbiamo correre e dobbiamo entrare praticamente alla fine di tutto questo che qua c'è provare, sai. Eccoci qua. Qui c'è un sarcofago. È magnifico, degno di un re. Un sarcofago? Di una bara? Sì, precisamente. Ma non era una forgia? Chiunque sia sepolto qui doveva avere un legame speciale con questo luogo. Ce l'ho fatta. Eh sì, ce l'abbiamo fatta la retta. Mamma mia. Vediamo se c'è qualcosa. No, c'è solo questo. Oddio, che fatica. Ce l'abbiamo fatta. Perfetto. Granatiere, fabbrica granate, causa ingenti danni ad area con un'esplosione per eliminare i gruppi di nemici. Mi fa piacere, dai, insomma, sì. Oh, salve. Abbiamo fatto anche questa. E siamo usciti fuori. Mamma mia, sapevo che era un DLC, lo facevo più con calma. Beh, adesso sono contento. Ce l'abbiamo faccionata. Adesso andiamo a fare la quest principale, però, dai.
Adesso qui torna a casa da Pilar, adesso torno a casa da Pilar, che mi devi spiegare tutte cosine, perché insomma sì, è stato un corso molto impegnativo. E qua ritornarci con il fucile a pompa sarebbe una bella cosa. Ok, andiamo pure. Vediamo se ci riusciamo anche da qua. Certo che un campetto l'avrei gradito. Vabbè, andiamo pure. Così vediamo anche la strada per venire da qui. Non era, cioè non era difficile, eh? Questo è il campetto e qui siamo arrivati. Oh, che bella cosa, devo andare a vendere al mercato che ci facciamo un sacco di soldini, e dopo possibilmente finiamo al prossimo la città perduta segreta, come si chiamava, ci prendiamo tutto quanto, ma proprio di una violenza più potenza inalata. Hai qualcosa da scambiare? Sì, c'è tante come roba. Come vanno le cose? Ho quello che ti serve. Meno male, perché se non lo avevi io mi preoccupavo. Sta roba la prenderò, ve lo prometto. Allora, 54, le vendiamo un pochino. Va bene. Ottima così. Scelta. Questo no, questo sì, per carità di Dio. Prego. Ok, questo sì, che ne abbiamo presi tutti. Ok. Ottima scelta. 14, 24... Sto pensando, lo so che deve essere più veloce. Ma... Ottima scelta. 33, 35, via. Un buon affare per entrambi. Perché ne abbiamo preso un sacco di ste cose. Prego. Ok, 31, anche queste ne abbiamo preso un sacco. Un buon affare per entrambi. Sì, sono convinto. Prego. Sto guardando, 30, anche queste ne ho prese troppe. Un buon affare per entrambi. Facciamo altre due. Prego. Qui. Lupo, altri. Oh. Un buon affare per entrambi. Abbiamo quasi 40.000. Io vorrei arrivare a 40.000, che mancano 200. Così siamo a posto. Ottima scelta. Torna presto. Così almeno siamo. Sì, tornerà sicuramente. Così almeno sto più tranquillo. Non dovrebbero servirmi tutti, però non si sa mai. Così quando torno qua, dopo compro il resto. Vediamo un po'. Siamo mai arrivati, ragazzi. Così nel prossimo episodio facciamo con calma la quest principale. E siamo tutti tranquilli. Eccoci qua. Hai trovato il posto segreto? Era una forgia, ma anche qualcos'altro. Sì, lì riposa la regina Maya Abarrane, la prima guardiana di Kuakiaku. La forgia le è servita a costruire un potentissimo manufatto. Quale manufatto? Ah, non lo so. Mariana mi aveva detto che ciò che è stato creato in quel luogo è andato perduto da tempo, ma ha aggiunto che il suo messaggio sarebbe durato in eterno. Un messaggio di speranza per il futuro. Se sapevi tutto questo, perché non me l'hai detto? Mi dispiace, ma ho fatto una promessa a Mariana. Quindi dovrei accettare di essere Maya da un giorno all'altro? La discendenza di Abarrane si è mischiata nel corso dei secoli, ma resta pur sempre una tua antenata. E cosa significa? Sei una guardiana, Abigail, come Mariana. E sua madre prima di lei. E così via fino all'epoca di Abarrane. Non posso essere una guardiana. Ho delle responsabilità, io... Hai protetto questo villaggio per anni. Non credi di averlo sempre saputo? Di aver sentito un richiamo? Ora sei la custode di questa storia. La nonna lo ripeteva sempre. Diceva che il suo lavoro era custodire la sua storia, proteggerla. Mi ha promesso che un giorno mi avrebbe mostrato dov'era e io avrei custodito la sua storia. Non ha dimenticato la sua promessa. L'ha solo mantenuta in un modo diverso. Tipico da parte sua. Non poteva dirmelo e basta. Doveva ideare una caccia al tesoro. Ah, amavo tua nonna come una sorella, ma a volte sapeva essere davvero insopportabile. Abby, è meglio se ora vi lascio da sole. Voi due avete molte cose di cui parlare.
Grazie, Lara. Tieni, voglio che tu prenda questo per il tuo aiuto. Prima che tu dica qualcosa, è una tradizione, quindi non puoi rifiutare. Grazie. Cosa mi hai dato? Sono curioso. Cosa mi hai dato mai? Wow. Che cosa gradita. Oh, ma mi hai dato anche uno. Mamma, quanta roba mi hai dato. Sono tanto felice di questo. Se è tradizione, chi sono io per dirgli qualcosa. Allora, adesso cosa facciamo? Andiamo, per carità di Dio, andiamo al campetto. Al campetto, che cazzo è? L'orticello. Andiamo al campo e facciamo il teletrasportico, perché è anche ora. E andiamo al campo base, mamma, quello della quest principale. Che cazzo sto andando? Sto andando da un'altra parte, scusate, mi sono confuso un attimo. Era l'altro campetto, era questo. Questo qua, facciamo, dai, che così è più. Vabbè, comunque ci vediamo direttamente là, ma cosa ve ne frega, a dopo. Ok, ci siamo teletrasportificati. Ho messo 2 punti talento per quello che vi avevo detto, per quando uso l'arco del soppalabero, quello lì di depreda automaticamente, li nasconde, così sono a posto. Qua avevo notato una cosa nello scorso video, nel mio video che avevo fatto, che c'era una cosa molto, a parte che qui cos'è che c'è? Ah, interessante. C'era una cosa molto interessante che volevo farvi vedere, se riesco a ricordarvi qual è, da dove sono venuto soprattutto. Qual era? Ah, da qua, scusate, sì, ormai la mia vecchiaia è arrivata agli puttichi, insomma, è belli là, siamo. Ok, qui avevo visto una cosa che ci ho fatto caso riguardando il video. Guardiamo un attimo, La prova dell'aquila c'era. Un posto che ho detto, chissà dove si va di là, vi ricordate? Volevo provare, perché avevo visto con la coda dell'occhio una cosa. Vedete quella cosa bianca lì? E per me si va là. Adesso io non mi ricordo dove cazzo sono venuto. Spero di non dire una cacata, di non fare una merdata, però insomma... Vediamo un po' qua, eccoci qua, ok, perfettico, quindi io se adesso vado giù e poi mi butto, no, così non si può fare, forse di qua, aspettate, di qua, ok, vedete, si può andare giù così, esatto, c'è, perché non andare, cosa dite voi? Facciamo la cacata? Facciamo la cacata. L'ho detto io che la facevo la cacata. L'ho fatta anche bene. Porca miseria. E vabbè, ci riprovo. Tanto è facile. Ci vediamo fra poco. Ok, ci sono riuscito. Cavoli, non è tanto facile. Adesso vediamo dove ci porta, perché sono curioso. Se magari è una cosa che non sono mai andato. Se è una cosa bella. Se è una cosa che mi ricordo di esserci già stato, mi sa qui, Mi sa tanto che ci sono già stati, che avevo detto, cos'è sto coso qui? Sì, mi sa proprio che sono tornato indietro. Ok, era più a capirlo. Vabbè, ci vediamo dopo. E siamo tornati al campo del quello base. Qui dobbiamo, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cercare 2 mercanti. Uno è sulla mappa, l'altro invece dobbiamo cercarlo. Ed è quello più importante, perché ci darà la possibilità di prendere il bloccante e tutto il resto. Quindi adesso, oddio. Scusa, puoi prendere grassi. Adesso mi metto a cercarlo, perché non ho proprio idea di dove sia. Qui c'è una cosa interessante che volevo prendere. Scusa Lara, qui c'è l'oro. Se non lo prendo adesso, lo devo cercare su. Qui c'è il mercante e prendiamo il coltello rinforzato. Andiamo. Non ti conosco. Che ci fai qui? Dove c'è, hai preso nuova, quella tunica? Mi è stata data da un Uratu. Oh, sei l'ospite della regina? Sì. Non volevo offenderti. Ti prego, perdonami. Ma figurati. Nessun problema, tranquilla. Come posso aiutarti? Puoi farlo, non ti immagini quanto. Allora, cosa fa questa borsa piccola in pelle? Aumenta la quantità di risorse naturali, artificiali, che puoi portare con te. Io dico che Dio sia lodato e finalmente lo possiamo prendere. Oh. I dèi ci arridono. Capiente zaino termico, aumenta la quantità di risorse naturali e artificiali. E vai anche questa. E siamo a 3.000. Vai. Complimenti. Potenziamento coltello.
Io sono andato a filare la lama del coltello per sbloccare nuove abilità. Potenzia i coltelli per poter tagliare le corde robuste. I coltelli già potenziati potranno essere migliorati in modo da ricavare più risorse degli animali depredati. E io sono andato. Gli dèi ci arridono. Eh sì, ci fanno una bella risatina con questi dèi. E vediamo cos'altro c'è qui, questa roba che abbiamo noi, senza problemi, che poi venderemo. Vedete che adesso mi dà 105. Ah, tiro un sospiro di sollievo, perché dopo andando a vendere questa roba è tutta un'altra coscia, ma una coscia dietro di quelle grosse. Oh, sono tanto contento. Adesso il problema più grosso è trovarlo, l'altro vendor. Andiamo. Arrivi in un momento critico. I conciatori, i macellai, i tessitori, i tintori, anche gli insegnanti. Tutti i quartieri si stanno preparando. Ci sarà molto da fare al mercato. Ci sono grandi cose all'orizzonte per la città e la sua gente. Dobbiamo fare il possibile per aiutare Kukulkan a inaugurare un nuovo mondo. Ah, pensavo mi dissi qualcosa, insomma, non mi hai detto niente. Io adesso non ricordo dove è quella. È meravigliosa. Non ricordo di preciso dove sia questo coso, quindi dovremo con calma esplorare tutto il villaggio, cosa che io consiglio sempre. Guardate cosa c'è qua. Perfetto. Oh, ci siamo quasi. È difficile da decifrare. Il popolo si stabilì tra due fiumi, ma non erano soli. Comunque questi estranei non sembrano pericolosi. Perfetto, io direi che ci possiamo anche fermare qui, ragazzi, per questo video è tutto. E invito come solito a lasciare un like, un commento se vi piace la serie e di farmi sapere cosa ne pensate. E per adesso vedo solo tre Shiva. Ciao ciao!